ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Vi chiedo scusa per la voce bassa, ma l'organizzazione del salone è sempre complicatissima. Io sono Marco, sono uno degli organizzatori insieme ad altre 25 persone che a titolo totalmente gratuito vi stanno e ci stiamo regalando questo evento. Cosa c'è all'interno di questo evento? Su al piano superiore troverete più o meno 20 aziende. Ci sono delle aziende locali, delle aziende di fuori, qualche azienda maltese. Alcune di queste aziende hanno delle posizioni lavorative aperte. Alcune sono di profili abbastanza elevati, alcune sono profili ordinari. Oltre a questo, all'interno di questo salone, nell'area workshop, diciamo in sala workshop che è qui a fianco, sia oggi pomeriggio sia domani di mattina e di pomeriggio ci saranno 6 momenti formativi. Perché? È vero, è un salone del lavoro, ma è un salone anche della formazione, perché crediamo tutti fermamente che non esiste lavoro senza formazione. Questi 6 momenti formativi sono tutto gratuito ovviamente, ma sono semplicemente un assaggio di quello che può essere il valore aggiunto della formazione. Oltre alle aziende, su troverete 6 società di formazione, 5 società di formazione credo, con le rispettive offerte ed una cosa molto particolare che è già avviata, infatti ci sono dei ragazzi in training, l'area training. Cos'è? Un percorso di rilassamento, colloquio di gruppo e motivazione. Può essere utile a chi non ha mai sostenuto un colloquio, ecco, può essere utile per chi si avvicina la prima volta al mondo del lavoro. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, di dare il massimo, non sappiamo se ci siamo riusciti. Vi chiediamo scusa a priori se dovessero esserci delle cose che non vi piaceranno, siamo noi. Se ci stiamo mettendo tutti la faccia, se qualcuno di voi dovesse avere dei suggerimenti, dei consigli, parlateci. Cioè, il salone è fatto per voi, è fatto per noi, come vedete siamo noi stessi ad inaugurarlo e in rappresentanza delle 3 province ci sono 3 ragazzi che come voi sono venuti qua a partecipare al Job Sud di quest'anno. Saranno loro che taglieranno il nastro. Come ben potete immaginare è un segnale forte, nel senso noi vogliamo il nostro territorio, vogliamo il nostro lavoro, vogliamo le aziende senza condizionamento alcuno. I ringraziamenti, ecco, il primo ringraziamento lo faccio, si dovrebbe fare alla fine ma mi sento di farlo all'inizio, a Torre del Sud che per il terzo anno ci ha messo a disposizione la sala, più che la sala diciamo tutto l'hotel e loro stessi, quindi veramente grazie. L'altro ringraziamento ovviamente lo faccio a tutto lo staff, siamo più di 25 persone, ma non di qua, ci sono persone di Messina, di Catania, di Trapani, di Marsala, di Enna, persone che a titolo gratuito dicono sì, mi voglio spendere per questo evento. E l'ultimo ringraziamento ovviamente lo faccio a voi perché siete qua, ecco, speriamo sia produttivo. Ripeto, puntiamo molto anche sulla formazione che secondo noi è qualcosa, ecco, di veramente indispensabile. Spero di non essere stato lungo.